Avrei dovuto immaginare che non avremmo trovato questa Riker. Perché? È sempre così quando hai fretta di trovare qualcuno. Già, ma almeno abbiamo ristretto le ricerche a questo Egon Ass. Ah, almeno questo. Grazie, Rex. Sono Moser. E dov'è? Bene, Alfred, grazie, ciao. La signora Reichel ha un secondo domicilio. È una villetta appena fuori città. Che c'è, Stokey? Vuoi fare notte? Ah, sì, ecco. Pronto? Buongiorno, sono il vicino della signora Reichel. Mi ha chiesto di avvertire che oggi non può prendere la nipotina. No, non ho niente, per carità, solo un piccolo contrattempo. Sì, se gentilmente avverte la mamma di Sabine, la signora Ask, venga lei stessa all'asilo a riprendere la figlia. Esatto, molte grazie. Sì, grazie, a risentirci. Pronto? Buongiorno, è la scuola materna Schutzengel, io sono Coop. Sì, vorrei parlare con la signora Ass. Sì, un momento. Helga? Ass. Come mai? Cos'è accaduto a mia madre? Sì, vengo a prendere Sabine subito. A quanto pare la Reichel non è in casa. Senza di lei non arriveremo mai alla figlia. Certo, se si è trasferita per evitare che il marito la rintracci, non l'avrà detto a nessuno. Che c'è, Rex? Vai! Intanto, come al solito, cominciamo con un'effrazione. Qui c'è qualcosa, altrimenti Rex non avrebbe fatto la segnalazione. Comunque non è chiuso a chiave. Bravo, Rex. Da dove vieni? Qui dietro. Si calmi, siamo della polizia, si calmi. Venga, venga. Piano, Stokey, piano. Ecco, ecco fatto. Venga, si sieda qui. Come sta, signora? Le chiamo un'ambulanza? No, vi prego, no. Voi dovete andare da mia figlia. Il suo ex marito vuole farle del male. Lui sa dove trovarla? Forse ancora no, ma sta cercando di scoprire. Dove si trova ora sua figlia? Sta lavorando. Lavora in una caffetteria. Quale caffetteria? Ha il numero di telefono? Sopra. Prende la rubrica telefonica. Il caffè. Michele Roth. Michele Roth. Grazie. Sono il commissario Moser, squadra omicidi. Devo parlare subito con la signora Ass. Devo... Da quanto? Bene, la ringrazio. È uscita da 10 minuti, è andata all'asilo. È andata all'asilo? Ma perché... Perché è andata all'asilo? Dov'è l'asilo, signora Reichel? Sì, certo, si trova nella... nella ventesima... Non ricordo la strada... Signora, mi ascolti. È in grado di condurci là? Sì, vi ci porto io, sì. Bene.
aiuti, mi ha seguita fin qui! Svelta! Mamma! Rimani là, tesoro! No! Aprite questa porta! Aprite questa porta! Aprite! O la sfondo! Mamma, ho paura! Vieni, amore mio, ci sono qua io! Il telefono non funziona! Oh, cielo! Ah! Oddio! Facciamo un gioco! Ci nascondiamo così nessuno ci può trovare! Avanti! Presto, presto! Non dobbiamo farci vedere! Tu sei l'ultima delle tre donne che mi hanno rovinato la vita. Il giudice e il medico non ci sono più. Le ho fatte fuori. Ora resti... Ora resti tu sola. Allora, sei felice di rivedere Papino, vero? Ti prego, lei non fare niente. Ti prego, lei non fare niente. Correte, presto! Quella è l'auto di mio genero! Qualsiasi cosa succeda, resti in macchina! Sì. Toki, passa dall'ingresso, noi da dietro! Andiamo in piedi! Toki, tutto bene? Sì, lo tengo io! È tuo? Sì, cammina! Tutto bene. Tutto a posto. È tutto passato. È tutto finito. Non deve avere più paura di lui. Guarda, mammina! Rex... Va meglio? Bambini, è tutto finito ormai.
I grandi a volte perdono la testa e litigano un po'. Dunque, ora usciamo tutti quanti insieme. Allora, facciamo così. Rex va avanti e voi dietro in fila. Va bene, bambini? Andiamo? Tutti in fila. Così, come i soldatini, bravi. Bravissimi, così. Molto bene. Giochiamo in giardino. Tesoro. Mammina, ti voglio tanto bene. Lo so, tesoro mio. Non succederà più. Stocky, devo essere sincero. Noi non sentiremo la tua mancanza. Primo perché sei un pessimo poliziotto e secondo perché non sei un vero amico. Giusto. Questo è un puzzle. 5.000 pezzi. Così non potrai annoiarti a Salisburgo. Bene. Stocky, buona fortuna. E sono sincero. Tutti i malviventi di Salisburgo si renderanno conto del tuo arrivo. Grazie. Stocky, anch'io volevo dirti qualcosa. Amico mio, stammi bene. Beh, io le parole non mi vengono e vi voglio dire che è stato un bel periodo per me. Io spero anche per voi e voglio ringraziarvi tutti. Grazie. Oh. A te devo un grazie molto particolare. Spesso mi hai risparmiato una pallottola alla gola. Bravo. Basta con i piagnistei, Stocky. Forza, in piedi per la foto. La foto per le scrivanie l'abbiamo già fatta. Adesso dobbiamo fare quella per gli album. Stringetevi un po' di più, devo entrarci anch'io. Va bene così? Pronti, non muovetevi, mi raccomando. Fa vedere il tuo osso, Stocky. Allegri, giovanili e pimpi. Rex, guarda in macchina, bravo, sorridi. I see heroes without fear. Killing thunder, empty streets. Tired of hiding dirty cages.